Il 12 gennaio del 2012 la NASA ha pubblicato un breve video promozionale. In esso dichiara che i suoi scienziati stanno lavorando sulle reazioni nucleari a bassa energia, una promettente tecnologia più nota con il nome di fusione fredda. Il portavoce della NASA, Joseph Zawodny, ha descritto questo settore di ricerca come ciò che in futuro non solo permetterà di sostituire le energie prodotte con i combustibili fossili, quali il petrolio, il gas naturale e il carbone, fonti di energia non rinnovabili e pertanto destinate a esaurirsi, ma che sarà anche in grado di evitare l'immissione nell'ambiente di rifiuti radioattivi e inquinanti. Questa è una rivoluzione, può far sì che si possa produrre energia in grandi quantità in modo assolutamente compatibile con l'ambiente. La popolazione mondiale ha recentemente superato i 7 miliardi di individui. Tutto ciò che ognuno di noi utilizza quotidianamente ha bisogno di energia. Oggi che finalmente anche i paesi orientali stanno, spesso a passi da gigante, raggiungendo e persino in alcuni casi superando il nostro livello di sviluppo, il problema energia si pone come il problema più urgente che l'uomo del nostro tempo debba risolvere. E se esistesse già una soluzione? C'è infatti qualcuno che sostiene di avere per le mani un apparecchio in grado di creare, di generare energia pulita, a basso costo e in quantità illimitata. E tutto grazie alla cosiddetta fusione fredda. Se fosse vero, si tratterebbe naturalmente di una scoperta eccezionale, una scoperta tutta italiana. Il dispositivo sarebbe grande come un'arancia, il cuore del dispositivo, anche perché la scatola che lo conterrebbe sarebbe poco più grande di due scatole da scarpe una sopra l'altra. Ma come funziona? Per avviarlo è necessario scaldarlo per 2 ore e una volta acceso riesce a funzionare per 6 mesi producendo calore senza nessun altro intervento. Per acquistare le CAT si spenderebbe quanto per un normale televisore e con il costo del pieno di benzina di una media vettura si potrebbe riscaldare un appartamento per 2 inverni. Se così fosse, tutto questo potrebbe arrivare nelle nostre case molto presto. Un dispositivo in grado di soddisfare le richieste energetiche di ogni abitazione senza emettere, quando sarà definitivo, nessuna radiazione. Si chiama E-CAT e ve lo mostreremo tra breve in esclusiva, grazie ad un'intervista, tra l'altro, che abbiamo realizzato con un ingegnere che è il suo inventore. Una scoperta che, se confermata, sarebbe di fatto la soluzione a una buona parte dei problemi del nostro mondo. L'E-CAT è infatti un dispositivo capace di produrre calore senza ricorrere ai combustibili tradizionali, grazie a un processo chiamato reazione nucleare a bassa energia o fusione fredda. E-CAT è una abbreviazione di Energy Catalyzer, che significa catalizzatore di energia. E noi all'interno di questa macchina, con queste reazioni, produciamo dell'energia termica che poi può essere sfruttata industrialmente. Ma procediamo con ordine. Cosa sono le reazioni nucleari a bassa energia? In che cosa consistono? Fusione fredda è un termine improprio giornalistico, dato al 1989. In realtà l'ERN è un termine più generico, tutte le problematiche di fenomeni apparentemente riconducibili a tecnologia nucleare che avvengono a temperature ambiente o a bassa energia, fino a 1000 gradi, 2000 gradi e non i milioni di gradi della fusione calda. Ma se esiste davvero un dispositivo così semplice, apparentemente semplice, in grado di fare tutto questo, perché non se n'è ancora parlato? Perché non è possibile, non è vero, è solo un'invenzione? Oppure ci sono altri motivi?
Eppure, se guardiamo al passato, dobbiamo renderci conto che non è la prima volta che uno scienziato annuncia al mondo di aver scoperto il sistema per creare energia in modo pulito. A fare questa straordinaria promessa è stato uno scienziato parecchi decenni fa che qui a Voyager conosciamo molto bene. Il suo nome? Nikola Tesla. Nikola Tesla è stato uno dei più grandi geni del Novecento, l'inventore dell'energia elettrica a corrente alternata e della prima stazione di energia idroelettrica. Quando Nikola Tesla ha cominciato a parlare di un nuovo tipo di energia, un'energia illimitata che poteva essere estratta dall'ambiente a costo zero, tutti gli hanno creduto. Eppure qualcosa non ha funzionato. Eppure Tesla non ha mai potuto realizzare il suo sogno dell'energia libera. Un sogno che forse a breve potrebbe diventare realtà grazie alla fusione fredda e all'ICAT, un dispositivo inventato da un ingegnere italiano che vi mostreremo in anteprima, a mesi dalla sua probabile uscita in commercio. Il 5 gennaio del 1943, Nikola Tesla fece una telefonata al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti per offrire il progetto completo di una delle sue ultime invenzioni. Quale? Non lo sapremo mai, perché quella telefonata fu una delle ultime cose che Tesla fece. Nessuno gli dette ascolto e appena tre giorni dopo, l'8 gennaio del 1943, lo scienziato venne trovato senza vita in una camera di un hotel a New York. Tutti i suoi appunti di lavoro vennero dichiarati materiale top secret dall'FBI e vennero sequestrati insieme ai bauli che contenevano i dati dei suoi esperimenti. Perché, se la telefonata che Tesla aveva fatto in vita non aveva ottenuto alcuna attenzione da parte degli interlocutori, non appena lo scienziato morì, i suoi progetti divennero a tal punto importanti per il governo americano da essere secretati? Perché c'è chi sospetta che la morte di Tesla non sia stata un fatto naturale? La risposta, secondo alcuni, sarebbe da ricercarsi nel raggio della morte, un'arma potentissima che Tesla avrebbe ideato nei suoi ultimi anni. Secondo altri, invece, proprio nel progetto Energia Libera. Una vicenda che lascia ancora molte ombre. Come molte ombre lascia un'altra vicenda di circa 20 anni fa, anche questa relativa alla possibilità di creare energia. Anche in questa storia abbiamo uno scienziato che fa delle affermazioni sorprendenti, una forma di energia pulita e uno strano omicidio. Era il 23 marzo del 1989. I due elettrochimici, Martin Fleischmann e Stanley Pons, annunciarono al mondo la scoperta di una tecnologia che sarebbe stata in grado di fornire energia pulita, illimitata e a basso costo. Una vera e propria rivoluzione. Era iniziata l'era della fusione fredda. Ma dopo il clamore iniziale, la notizia diffusa da Fleischmann e Pons fu a breve bollata come una delle più grandi bufale del secolo. E a bollarla come tale fu la maggiore istituzione scientifica americana, l'MIT. Nel 1991 il presidente USA, allora in carica, per dare un taglio alle polemiche che l'esperimento di Fleischmann e Pons aveva innescato, incaricò l'MIT, Massachusetts Institute of Technology, di esaminare i dati dell'esperimento e di consegnargli un rapporto che definisse in modo inequivocabile la fattibilità del progetto. Quando il rapporto giunse sulla scrivania del presidente, l'esito per la fusione fredda fu senza scampo. Venne bollata come irrealizzabile, addirittura come la più grande frode scientifica degli ultimi secoli.
e tutto, probabilmente, si sarebbe chiuso con questa cocente bocciatura se nella partita non fosse entrato Eugene Marlowe. Eugene Marlowe era l'addetto stampa, il capo addetto stampa all'MIT. E durante i primi mesi della vicenda fusione fredda ha partecipato come qualunque persona d'alto livello nell'MIT. Lui era un ingegnere aeronautico, quindi neanche proprio uno non competente. E si è trovato ad osservare, a scoprire casualmente che quei pochi dati positivi di basso livello comunque ottenuti dall'MIT erano stati fatti sparire. Una scorrettezza scientifica grave nell'ambito scientifico. Da allora, per quasi 15 anni, Marlowe dedicò la sua vita alla diffusione della Free Energy. Ma poi, il 14 maggio del 2004, dovette interrompere il suo lavoro. Perché? Perché fu assassinato nella notte a bastonate davanti alla casa dei suoi genitori, in circostanze mai del tutto chiarite. E sul suo corpo furono lasciati segni che alludevano a un messaggio dagli echi mafiosi. Un messaggio che sembrava imporre, non più a lui, ma forse ai suoi collaboratori, il silenzio. Tesla e Marlowe, due scienziati uniti da un'unica idea, folle e geniale. Quella che fosse possibile realizzare una fonte di energia illimitata e pulita. Due scienziati che avevano pubblicizzato praticamente lo stesso obiettivo, le cui vite sono finite nella stessa maniera. Questo naturalmente ha dato adito a molte teorie complottistiche. Ma il sogno per realizzare un meccanismo che produca energia pulita non è completamente perduto. Infatti, grazie ad un italiano, si sta tornando su queste tracce. Una scoperta sorprendente. Nel 2002 l'italiana Enea, l'ente nazionale energia e ambiente, presieduta dal premio Nobel Carlo Rubbia, incaricò un'equipe di ricercatori, Antonella De Ninno, Emilio Del Giudice e Antonio Frattolillo, di dare una risposta a un quesito ormai ventennale. La fusione fredda era realizzabile e controllabile? Agli scienziati fu imposta una scadenza, 36 mesi. L'obiettivo fu raggiunto nei termini prestabiliti. I risultati attestarono clamorosamente che le reazioni ottenute in fase di ricerca erano di tipo nucleare. Fu redatto un importante documento che passò alla storia con il nome di Rapporto 41. Questo rapporto, benché fondamentale per il futuro della ricerca in questo settore, misteriosamente non ebbe alcun seguito. Nell'aprile del 2002 abbiamo mandato un'informativa a Rubbia per dire che noi eravamo pronti a relazionare sui risultati del progetto. I risultati che noi abbiamo ottenuto di fatto verificano la teoria. È verosimile che, questa è un'ipotesi naturalmente, che i vertici dell'Enea, non so nella persona di chi, abbiano ricevuto da qualcuno un ammonimento del tipo di quello che Don Abbondio ricevette dai bravi. Cioè, questa fusione non sa da fare né domani né mai. Allora. Il mondo potrebbe essere rivoluzionato in meglio e nessuno presta attenzione a questi incredibili risultati? C'è qualcosa che non torna. Forse, per qualcuno, è bene che la fusione fredda continui a essere ritenuta irrealizzabile. Perché? Interessi economici delle lobby petrolifere? Interessi politici per investimenti in altri settori energetici? Segreti militari? Il rapporto 41 non sarebbe il solo documento, il solo studio in grado di confermare la possibilità della realizzazione della fusione fredda. Ci sarebbero altri studi e altre sorprendenti conclusioni in grado di confermare questa teoria. Come quello che raccontano dei documenti della NASA del 1989 e riemersi solo recentemente. Perché? Perché le parole chiave con le quali si poteva rintracciare
questo tema, queste ricerche nell'archivio informatico non erano assolutamente coerenti con il significato di questa ricerca, cioè non bastava mettere la parola fusione fredda, energia, ma le parole erano tutt'altre, quindi questo non era reperibile facilmente, insomma la ricerca non era assolutamente agevolata. Loro hanno fatto gli esperimenti estremamente importanti già a dicembre dell'89, quindi 9 mesi dopo l'uscita pubblica di Placebo e Pons, e hanno deciso di non renderli pubblici. Hanno ripetuto lo stesso tipo di esperimento 20 anni dopo, con risultati ancora più positivi, non li hanno resi pubblici. Dopo che io casualmente ho trovato il secondo tipo di documento e l'ho reso pubblico, la NASA ha deciso di rendere pubblico non solo quei documenti, ormai lo sapevano tutti, ma anche altri esperimenti che hanno fatto al contorno estremamente interessanti. Tra le diverse ipotesi si fa largo anche la pista militare. I risultati ottenuti sarebbero stati impiegati per costruire armi nucleari di bassa potenza e pertanto mantenuti segreti. È una cosa più utilizzabile da un militare, perché l'altra, la bomba atomica, o la usa in casi estremi o normalmente non la usa. Questo invece è un tipo di arma che si può usare normalmente, è stata, secondo me, usata normalmente nelle ultime guerre, nei Balcani, nel Medio Oriente, in Cecenia e così via. Qualunque siano le ragioni che hanno mantenuto la fusione fredda nell'ombra in tanti anni di ricerca, nonostante i grossi passi avanti, non si è mai arrivati a un prototipo che potesse avere validi risvolti commerciali. Eppure qualcosa sembra stia cambiando. Infatti, perché stiamo ascoltando, specialmente in quest'ultimo periodo, così tanti annunci riguardanti proprio la fusione fredda? Perché il concetto di fusione fredda ha addirittura fatto il suo ingresso nella campagna elettorale USA 2012. Il candidato alle primarie 2012 del Partito Repubblicano, Mitt Romney, in un'intervista ha affermato apertamente di credere nelle reazioni nucleari a bassa energia. Dopo la nostra pubblicazione del 14 gennaio del 2011, quindi praticamente un anno fa, c'è stato una bufera nei centri di ricerca mondiali, perché moltissimi si sono buttati sulle nostre tracce. Anche grandissime istituzioni di grandissima importanza, prima di tutte la NASA, la Shell e il Massachusetts Institute of Technology, cioè diciamo che noi abbiamo scatenato un po' una corsa a questo nuovo fuoco, e questo naturalmente non può che farci piacere, perché abbiamo forse, come ha detto il Bushnell, il direttore della NASA, forse abbiamo aperto un'era. Il salto di qualità rispetto al passato è considerevole. Quello proposto da Rossi non sarebbe un semplice apparato da laboratorio, ma un congegno pronto per la produzione industriale, che potrebbe presto integrarsi con le attuali fonti di energia. Quindi finché l'esperimento di Rossi non verrà verificato indipendentemente da ricercatori esterni al suo gruppo, nulla si può dire. C'è solo la nostra speranza che abbia ragione, però una speranza, un desiderio, ma non c'è altro. Prima si verifica indipendentemente e poi si parla. L'ICAT nasce nel 1989 da un'idea dell'ingegner Rossi. Si fonde poi nel 2007 con il lavoro di Sergio Focardi, professore emerito dell'Università di Bologna, che da più di 20 anni effettua ricerche ed esperimenti nel settore. In particolare quello che usiamo noi, che certamente non è l'unico, si basa su un sistema formato da nichel e idrogeno, i quali, messi insieme, riscaldati a una certa temperatura, danno origine al rame. Allora, in questo processo
formazione di rame da nichel più idrogeno si libera dell'energia di tipo termico e quindi l'unità che poi chiamiamo ECAT serve per scaldare. Tutto il funzionamento sarebbe celato in un dispositivo della grandezza di un'arancia, i cui più intimi meccanismi sono ancora tenuti sotto segreto industriale dall'ingegner Rossi. Quello che si sa è che dopo una fase di riscaldamento di un paio d'ore, all'interno della camera di reazione avvengono piccole fusioni nucleari che producono energia. Il singolo apparecchio ha dimensioni ridotte, un cubo di 40 cm per lato. Principalmente produce calore e in futuro sarà in grado di fornire dai 10 ai 20 kW di potenza, capaci quindi di alimentare un numero da 3 a 5 lavatrici o alcune decine di frigoriferi. La versione industriale, ottenuta mediante l'utilizzo in parallelo di più elementi, può arrivare a generare potenze di 1 MW. Le materie prime necessarie per il suo funzionamento, l'idrogeno e il nichel, sono in natura, sono illimitate e hanno un costo irrisorio. Basti pensare che un grammo di materia può essere sufficiente a produrre ben 23.000 megawatt ora. Inoltre, non ultimo, è da considerare il fatto che l'apparato funziona in maniera indipendente, visto che può essere installato ovunque e senza dover essere connesso a centrali energetiche. Siamo allora veramente giunti all'inizio di una nuova era tecnologica. Non ci resta che aspettare e pare che non dovremmo farlo a lungo. L'ECAT sarebbe quindi già in produzione per utilizzi industriali e tra pochi mesi potremmo ritrovarlo nelle nostre case. Allora, e noi tutti potremo esserne testimoni, saranno sciolti tutti i dubbi. Gli interessi economici e geopolitici che si oppongono alla nuova fisica sono tuttavia ancora forti e agguerriti. Si tratta di vigilare per far sì che il commovente sogno di Nikola Tesla possa trionfare. La scienza è solo una perversione se non ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità.